Cent'anni fa nasceva Inge Morath, prima fotogiornalista donna, nella storia dell'agenzia Magnum Photos, una figura che ha avuto il merito di emanciparsi in una società e in una disciplina all'epoca spiccatamente declinata al maschile e che fino a domenica 25 febbraio, presso il Filatoio di Caraglio, sarà celebrata dalla mostra monografica Inge Morath, l'occhio e l'anima, con oltre 200 opere. Dopo il successo dell'anno scorso con la mostra di Steve McCurry, che ha avuto oltre 30.000 visitatori, siamo molto felici di fare questa mostra che riteniamo interessante e soprattutto avvincente. La figura di Inge Morath è una figura molto particolare che emoziona i visitatori. Ecco, l'arte e la fotografia è un modo anche per valorizzare beni come il filatoio. Assolutamente, ci sono molti punti di contatto, tutti i grandi fotografi si sono occupati del tessile, qui siamo nel tempio del tessile, quindi ci sono molte assonanze con questa arte. La grande arte e la grande passione della prima fotogiornalista di Magnum Photos inizia la sua attività con uno pseudonimo maschile, e questo è un primo aneddoto che ci fa riflettere sullo spirito di questa mostra, che è uno spirito che riguarda non solo la qualità artistica delle foto, ma un insieme di livelli di lettura che questa mostra, spero e sono convinto, che offrirà al pubblico. Sono tante fotografie in un allestimento anche dai colori, se vogliamo, particolari. Le fotografie sono oltre 200, la monografica completa su Inge Morath a 100 anni dalla sua nascita. L'allestimento è un allestimento particolare, si è voluto ricreare un ambiente quasi intimo, familiare, utilizzando dei colori che erano i colori tipici degli arredi anni 50-60, quindi sono colori molto pastello che, insieme alle fotografie, per la maggior parte in bianco e nero, ricreano un percorso molto elegante, ma allo stesso tempo che richiama qualcosa di intimo e di casalingo. Ancora una volta Caraglio torna protagonista nel segno della fotografia, nel segno dell'arte. Sì, davvero, è di nuovo un bel momento questo, perché comunque il filatoio ritorna a vivere ed è la location ideale per una mostra di questo genere, un tema sulla donna, un luogo che ha visto nei secoli tante donne lavorare in questi spazi, e quindi tutte queste porte parlano dei vissuti precedenti, e quindi credo proprio ideale per questo genere di tema, ecco.